Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla 25ª domenica del tempo ordinario, carissimi fratelli e sorelle, e questa liturgia ci pone dinanzi principalmente un tema delicato, che è il tema delle ricchezze. Sia la prima lettura che il Vangelo, sottodistinti ma complementari punti di vista, affrontano questo tema. Il profeta Amos, da cui è tratta la prima lettura, era un uomo tutto di un pezzo. Ecco. Leggevo un bel intervento che il Cardinal Petrocchi ha fatto recentemente all'Aquila in occasione della festa della perdonanza, quindi sapete, istituto da Celestino V, il perdono di San Giovanni Battista, dove chiaramente bisogna parlare della misericordia di Dio. Però dice anche una cosa, dice: il fatto che Dio sia misericordioso e che ci invita a perdonare non ci esime dal dovere di denunciare il male che c'è. Ecco, Amos era un denunciatore ed era in particolare un denunciatore dei mali derivanti dall'ingiusta oppressione dei ricchi e sopraffazione a scapito dei poveri e dalle disonestà di vario genere che a loro danno venivano perpetrate. Amos è il profeta di quella che oggi chiameremmo in termini moderni della cosiddetta giustizia sociale. Sentite, no? Voi calpestate il povero, esterminate gli uomini del paese e dite: quando sarà passato il sabato? Perché una volta, a differenza di oggi, il sabato veniva rispettato anche se farisaicamente. Oggi noi la domenica lavoriamo, andiamo ai supermercati, andiamo alle fiere, eccetera, eccetera. Ma a parte che questi comportamenti bisognerebbe parlarne con un'omelia a parte, perché salvo i lavori che sono necessari oppure obbligati dal fatto che sono di pubblica sociale utilità o altre cose, questo sarebbe valido anche adesso, basta rileggere la Dies Domini di San Giovanni Paolo II per rendersene conto. Quindi la domenica non è il giorno dello shopping, la domenica è il giorno del Signore. E questo dobbiamo ricordarlo. Però a quei tempi il sabato era sacro, lo dicevano: ma quando sarà passato il sabato perché si possa smerciare il frumento, attenzione, diminuendo l'efa, aumentando il ciclo e usando bilance false. Quindi smercio il grano ma con la bilancia falsa, quindi tu mi chiedi 10 kg di grano, io ho la bilancia falsa, te ne do 5, sulla bilancia c'è scritto 10 ma in realtà te ne do 5, però mi paghi per 10. Cos'è questa? È onestà o è disonestà? Così capiamo anche il discorso di Gesù nel Vangelo, no? Dice: devo aumentare il ciclo, sarebbe semplice fare, oppure comprare con denaro gli indigenti, bruttissima cosa, e il povero per un paio di sandali, sono le forme di sfruttamento, no? Antiche e nuove. Se tu prendi un poveraccio che sta a morire fame e c'ha bisogno di lavorare, quello può accettare di lavorare anche per 4 soldi, essendo sottopagato. Oh, secondo voi, dinanzi a nostro Signore, questo è che peccato è? Sarà peccato veniale o peccato mortale? Se uno abusa della condizione di bisogno di un povero per dargli 4 soldi, com'è, veniale o mortale? È uno dei 4 peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, non soltanto che è mortale, ma Dio lo punirà e con rigore anche in questo mondo. Guai a chi si azzarda a fare una cosa di questo genere. E Amos la cantate in tutte le salse possibili ai ricchi ingordi e disonesti del suo tempo. Questo è il contesto della prima lettura. Poi Gesù nel Vangelo fa questa bella paraboletta, un po' difficile, dell'amministratore disonesto, da cui trae occasione per dare il suo insegnamento sul rapporto che i cristiani devono avere con le ricchezze. Adesso, da quando c'è Papa Francesco, sicuramente qualcuno ci sta pensando, però io a volte ho questa impressione, perdonatemi se sono un pochino schietto, sicuramente non riguarda voi, ma sentendo un pochino in giro tante cose, allora, a tutti quanti sono contenti che Papa Francesco fa i gesti di misericordia, di carità, che parla che non si devono adattare mai ai poveri, che la Chiesa deve essere povera, eccetera, eccetera. Ma siamo sicuri che tanti cristiani stanno anche prendendo esempio, cioè, capito? C'è un conto a dire che, va bene, il Vaticano, ci stanno troppe cose, bisogna essere distaccati, insomma, eccetera, eccetera. No, va bene, io sono il primo a essere d'accordo. Ma
Stiamo anche prendendo esempio per farci noi un esame di coscienza sul nostro tipo di rapporto che abbiamo con le ricchezze? Papa Francesco ha detto in qualche intervento pubblico, e questo vale per tutti, è una cosa molto seria, che lui va in giro, lo faceva prima, lo fa pure adesso, nell'abitazione che c'è a Santa Marta, che se qualcuno lascia la luce accesa, la va a spegnere. Ma no, perché è tirchio. Queste cose non si fanno per tirchieria, perché così risparmio sulla bolletta. Ma se io pago meno soldi di bolletta, quei 2 euro che risparmio, che ce faccio se sono cristiano? Li devo risparmiare perché li devo dai poveri. Questo è il senso grande, capite? Anche quando si fanno per esempio i digiuni, oggi non si fanno tanti digiuni, ma il digiuno molto gradito al Signore. Io oggi faccio digiuno, dopo dire quanto costa un pasto? 5 euro? Bene, faccio digiuno e 5 euro del pasto li do ai poveri. Quello è un grandissimo digiuno. Quindi è facile parlare, d'accordo, puntare il dito anche sulle cose macroscopiche. Più difficile è prendere esempio, perché il Vangelo, se uno andasse a fare proprio uno studio su quante volte Gesù parla di questo tema, Gesù dice le cose molto chiare. Ecco, come definisce la ricchezza? Disonesta. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza. Quindi che significa? Che tutti i ricchi sono disonesti? E in che senso? Allora, tutti i ricchi no, ma io ho conosciuto persone molto ricche quando ero più giovane, ma molto ricche, che mi dicevano queste parole, poi non lo so se dicevano il falso. È molto difficile arricchirsi rimanendo onesti al 100%, quindi osservando bene tutte le leggi. Quindi una grande ricchezza molto spesso è difficile accumularla senza scendere a compromessi. E questo è un aspetto però della disonestà, ma c'è un aspetto più grande, intrinseco. Sapete qual è? L'aspetto più grande è questo. Per capirlo bisogna andare, come io sono stato tanti anni fa, quando ero in seminario a Roma, in un posto che era il terzo mondo dell'America Latina. Io sono stato un mese, 40 giorni in Bolivia. Sapete che la Bolivia è il paese più povero dell'America Latina. Allora tu vai in Bolivia e ti vedi i bambini a 4200 metri alla Paz. Io la notte senza riscaldamenti dormivo con 7 coperte, si crepava di freddo, ok? Però i riscaldamenti non c'erano e la famiglia che mi ospitava non era una famiglia di poveracci, era una famiglia medio-alta. Ti vedi sti ragazzini che girano scalzi, 2 pantaloncini e con la canottiera. Ma vicino allora c'è la casa del latifondista, villa mega galattica, con camerieri e autista. Cioè, vedi proprio sto cazzotto in un occhio, capito? E ti si ribolle il sangue, si possono vedere queste cose. Ma che è questo? Ma come fa questo andare a dormire la notte? Ma non è che uno vuole fare il moralista o vuole fare cose brutte, no? Ma è giusto una cosa di questo genere? Chi è che vedendo una cosa di questo genere non direbbe, non si può vedere una cosa del genere? E secondo voi è giusto o non è giusto? È bello che ci siano anche adesso nel mondo pochi rispetto alla massa che concentrano grandissime quantità di ricchezze. Io a volte pensando alle persone più ricche del mondo, adesso non voglio fare nomi dal pulpito, no? Ma voi sapete che c'è stata gente, se ci avessero 30 vite e proprio scialacquassero di tutto e di più, non gli basterebbero per consumare tutti i soldi che hanno. Cioè, io spero che voi sappiate oggi, specialmente a livello di alcuni grandi centri, grandi magnati, i grandi possessori dei mezzi di comunicazione sociali, ma capito, si parla di trilioni, capite? Ma che ci fanno con tutti questi soldi? Qualcuno di voi già c'ha idea? È una cosa bella questa qui? Voi sapete, allora c'è la dottrina sociale della Chiesa, attenzione, che questa bisogna conoscerla, che dice questo. La povertà nel mondo esiste non perché Dio la voglia, ma a causa dell'egoismo dell'uomo. Perché che cosa fanno alcuni uomini? Accumulano un sacco di roba per sé, ma quando tu accumuli più dell'onesto e del necessario, anche se tu, come dire, hai accumulato onestamente, attenzione, non hai necessariamente infranto la legge, ma di fatto tutta quella montagna di beni che c'hai in più è ingiusto che tu ce li abbia, perché quelli non sono tuoi, appartengono a chi non c'ha niente.
Se leggete alcuni brani della dottrina sociale della Chiesa, attenzione, queste non sono pagine, troverete scritti che quando uno ce n'ha proprio a iosa e dice: oh, ho sentito oggi un mio amico, mi ha detto che un personaggio celebre del mondo dello sport, non faccio il nome ovviamente, da 50 milioni di euro in beneficenza ha dato. Sono tanti 50 milioni di euro secondo voi? Sono 100 miliardi di vecchie lire? Ma secondo voi uno che dà 50 milioni di euro in beneficenza, quanti ce n'ha? Se questo ci avesse 5 mila milioni di euro, ha dato niente. Dice: sì, ha dato 50 milioni, ma ha dato niente, capite? Se questo ci avesse 5 mila milioni di euro, ma voi capite 5 mila milioni di euro, ma che ce fai? Ma manco se ti compri 400 yacht te li spendi tutti quanti, capito? Ecco, allora noi su questo dobbiamo farci attenti. È chiaro che noi, non credo che nessuno di noi abbia questi problemi, però un principio in generale sì. Allora, e noi dobbiamo sempre stare attenti, cioè i beni anche materiali che Dio ci dà, per carità, ce li dà evidentemente perché noi possiamo sostentarci in questo mondo, condurre una vita decorosa, chi c'ha i figli, provvedere ai figli, tutto va tutto bene, però l'uso che io poi faccio di quello che è più del necessario, e io di questo mi devo fare esame di coscienza. Io sono capace di condividere, ho questa sensibilità, perché c'è la gente che muore. Io dicevo quando stavo a Borgo San Michele, però purtroppo è la verità, non voglio andare per storto la domenica. Se io dico 1, 2 e 3, contate fino a 3, basta contare fino a 3, un bambino è morto di fame per malnutrizione. Adottare un bambino del quarto mondo, ve lo dico io, sapete quanto costa? 13 euro al mese, cioè meno di 50 centesimi al giorno. Anche se una persona fosse povera, 13 euro al mese, se ci avesse, diciamo, questa sensibilità nel cuore, no? Ma li rimedierebbe, no? Allora, noi dobbiamo chiederci dinanzi a questo Vangelo: io sono sensibile al fatto che il Signore mi ha donato anche i beni materiali, non perché me li tenga tutti per me. Ci sono due modi sbagliati di usarli: o l'avaro, d'accordo, che li accumula e manco se li spende per sé, oppure l'egoista, che non è che li accumula, però se li spende solo per sé. E poi c'è il cristiano, che trattiene per sé certamente quello che è necessario, ma è capace poi di condividere i beni materiali. Gesù dice: se non siete fedeli nella ricchezza disonesta, che cosa gli sta dicendo? Che se noi abbiamo molte cose più del necessario, le stiamo togliendo a chi è privo del necessario. Dice: se tu non sai vedere la ricchezza di questo genere, che io te la do proprio perché tu possa condividerla e crescere in merito, le ricchezze più grandi, quali sono le ricchezze più grandi? Sono quelle dell'anima, sono i doni grandi che il Signore dà ai suoi amici. Ma quando ce li dà? Capite? Perché ogni dono che il Signore ci dà, anche questi piccoli materiali, non ce li dà soltanto per noi stessi, ma ce li dà perché, fatto l'uso certamente proficuo e necessario per noi, siamo capaci poi di condividerli. Ecco, quindi sotto questo punto di vista siamo tutti quanti interrogati, non soltanto i grandi proprietari, i grandi ricconi, ma anche una persona che vive in una condizione normale o anche al di sotto del normale deve chiedersi: io sono sensibile a questa cosa, a questi temi, perché questi fanno parte della vita cristiana. Quanto largamente e quanto facilmente faccio l'elemosina, quanto sono disposto a condividere i miei beni, e lo faccio con gioia, perché noi pensiamo di essere staccati dal denaro, sono sempre gli altri che sono staccati dal denaro, però ogni tanto dobbiamo fare qualche prova per verificare se questo è vero. Bene, chiediamo al Signore che ci aiuti a interiorizzare questi aspetti importanti. Di cui li ringraziamo per averceli donati, dobbiamo imparare ad usarli perché possano recare beneficio non soltanto a noi, ma anche a tutti. Siano lodati Gesù e Maria.